Bentornati ancora in diretta, do subito il benvenuto a Renato De Carolis, trader e formatore. Buongiorno, ben ritrovato sulle fonti e come sempre grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Alexandra, che piacere, la nostra prima volta diciamo insieme. Esatto, la nostra prima volta insieme. Però ci conosciamo indirettamente, almeno io ti conosco indirettamente. No, anche io so che sei un ex tennista per esempio, quindi insomma, almeno non so se ancora pratichi, ho visto insomma che hai avuto un trasporto. Sì, solo per divertimento, ma mi diverto più sui mercati finanziari, te lo devo confessare. In effetti oggi è una giornata molto interessante. A, torna Wall Street, che è senza dubbio il faro dei mercati. B, siamo nella stagione delle trimestrali. E C, il rialzo del petrolio si fa sempre più interessante. Da dove partiamo? Guarda, volendo continuare la metafora del tennis, qui abbiamo dei set in cui c'è volatilità, domina volatilità, in altri in cui meno, dove i mercati sembrano più preoccupati riguardo a quella che sarà la nuova politica monetaria in questo nuovo anno 2022, ovvero si comincia a tirare i remi in barca di quella che è stata l'iniezione di liquidità record che abbiamo visto negli anni passati, anche per fronteggiare l'ultima crisi, quella della pandemia che ancora è in corso, e si va quindi verso rialzi dei tassi. Oggi abbiamo visto anche dalla Banca Centrale del Giappone che ha rivisto al rialzo anche le stime sull'inflazione, e sono state smentite le voci che trapelavano nei giorni scorsi in merito ad un possibile addirittura clamoroso rialzo dei tassi in Giappone. Kuroda, governatore, ha detto no, assolutamente non se ne parla per niente in questo momento, la politica resta accomodante, però dalla prima volta da ottobre 2014 che nello statement è stato tolto, dove i rischi per quanto riguarda i prezzi, l'inflazione adesso sono bilanciati, e quindi comunque la banca centrale resta accomodante, e quindi anche i movimenti che si erano visti, gli acquisti di moneta giapponese nei giorni scorsi, per il momento potrebbero rientrare. Settimana prossima sarà la volta della Fed, questo ora è la grande incognita presente sui mercati. I grafici dicono sugli indici che stavano provando a ripartire su dei livelli di supporto di breve, che ora sono messi sotto pressione da questo inizio di settimana per l'America, visto che ieri Wall Street è stata chiusa per il Martin Luther King Day. Vedo proprio in preapertura il Nasdaq in forte sofferenza, cede l'1,45, il Dow Jones cede 50 punti, anzi scusate 281 punti, e l'S&P 500 cede 50 punti, ovvero l'1,08%. Come mai questa difficoltà, queste vendite sul tech? E ti chiedo se si conferma questa correlazione tra alti rendimenti e bassa performance del tech. Assolutamente, assolutamente, tant'è che oggi il decennale americano, il titolo di Stato, ha toccato i massimi degli ultimi due anni, se non sbaglio gennaio 2020, è proprio perché la politica monetaria si va verso un rialzo dei tassi di interesse, i titoli che sono all'interno del paniere tecnologico cosiddetti ad alta crescita, growth, sono quelli che risentono di più di un possibile rialzo dei tassi di interesse, che porta ovviamente ad un rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato relativi, in questo caso americani, anche se nei giorni scorsi abbiamo notato che a volte gli investitori sembrano tenere in considerazione di questo aspetto, altre volte meno. Adesso stiamo assistendo anche a delle cosiddette rotazioni settoriali dai titoli di valore value, che sono più rappresentati all'interno dell'indice Dow Jones rispetto a quelli del Nasdaq 100, titoli ad alta crescita, nel giro di pochi giorni c'è questa rotazione. Adesso per esempio si vede, come giustamente hai detto tu, un Nasdaq 100, un future che dovrebbe aprire in calo di 1,5%, il Dow Jones sul meno 0,80% in questo momento. Però sì, decisamente i titoli tecnologici, anche perché hanno corso tantissimo, potrebbe anche essere una correzione fisiologica, anzi la storia degli ultimi mesi ci dicono che queste correzioni sono buy opportunity per magari comprare a prezzi sconto rispetto ai massimi storici toccati fino a poco tempo fa, e per poter eventualmente ripartire quindi.
Allora, tornando a Piazza Affari, rapidamente i titoli migliori e i titoli peggiori. Effettivamente i migliori sono legati al comparto energetico. C'è anche qualche utility ovviamente per quanto concerne questo lieve rialzo, perché riescono a mantenersi sopra la parità, rialzi molto molto moderati di Tenaris, Interpump, Eni e Unicredit, poi sul fondo Telecom Italia, Prismian, Moncler e Buzzi Unicem. Ti chiedo nel frattempo se il posizionamento sui mercati, in particolar modo in Italia, dovrebbe essere anche a livello settoriale o bisogna fare un stock picking molto preciso? Guarda, io andrei a condividere i miei grafici, sì. Uso grafici giornalieri Aikinashi, che esprimono bene quelli che sono i rapporti di forza tra compratori e venditori su base giornaliera, quindi possibili di soggetti a modifiche nelle prossime sedute. E settore oil and gas, adesso sto mostrando il grafico di Eni, in questo momento a 13,248 euro, ha toccato un nuovo massimo di periodo sotto il grafico un minuto, con la linea tratteggiata verticale che indica l'inizio della giornata odierna, quella orizzontale il prezzo di chiusura di quella precedente, quindi ieri, partenza in positivo, fatto un nuovo massimo di periodo a 13,334 euro, che rappresenta anche il massimo delle ultime 52 settimane, 5,58% da quando c'è stata la violazione di questo livello di resistenza dei 12,50 euro. Siamo arrivati su un livello, questa linea che si vede tracciata, 13,33 euro, che devo tornare molto indietro nel tempo, perché a partire dal giugno 2019 fino a praticamente dicembre di quell'anno, per poi esserci il calo nel gennaio, quando praticamente cominciata ad apparire la pandemia, febbraio è arrivata in Europa, però insomma già le notizie arrivavano dalla Cina, e ora, dopo il crollo che c'è stato con il minimo toccato novembre 2020, ci ripresentiamo a questa area grafica importante, ma il grafico daily Aikinashi ci dice è al rialzo, quindi semaforo verde ancora per i rialzisti. Dello stesso settore Saipem, che dopo aver aggiornato anche in questo caso i massimi di periodo, non però delle ultime 52 settimane, 2,04 euro, ovvero quasi 14 punti percentuali di rialzo dalla candela verde del 21 dicembre, però come si vede sotto il grafico a un minuto, dal massimo al minimo oltre 3 punti percentuali giù, è un movimento intraday solo questa mattina, con la candela verde che è diventata quasi doji, viene chiamata quella dove apertura e chiusura sono praticamente sullo stesso livello, e quindi sono tornati in equilibrio i rapporti di forza tra rialzisti e ribassisti, ma ancora non si può parlare di inversione. Velocemente vediamo anche altri titoli dello stesso settore. Snam aggiorna i minimi e qui, come si può notare, c'è una pressione al ribasso. Italgas meno 0,37, qui è ancora in corso un tentativo a rialzo dopo la candela verde del 12 gennaio. Per quanto riguarda le utility, Enel un po' sotto pressione, tutte le società, visto i rincari, prezzo energia e le misure che potrebbero adottare i vari governi, c'è questo momento insomma quindi di ribasso, e lo vediamo su Enel, è stato intercettato da questa candela rossa e chi nasce dell'epifania praticamente 6 gennaio, che ancora punta a sud verso il livello 6,57. A2A meno 1 e ha fatto un nuovo minimo di periodo a 1,6325 euro, siamo su un bel supporto, ma il colore rosso e Aikinashi potrebbe andare anche più giù, così come era, fa meno 1,45 adesso, sono 4,41 dall'inversione segnalata dalla candela rossa il 5 gennaio. Questi titoli hanno invertito prima, un giorno prima, rispetto ad Enel, mentre l'unico a rialzo resta Terna, che adesso meno 0,29, ma è alle prese con questo supporto verso i 6,836. Se vuoi continuo con una panoramica dei titoli. Allora, io volevo chiederti un parere in particolare per quanto concerne Telecom Italia. Oggi è una giornata importante, anzi io direi non giornata ma settimana cruciale per TIM, e tra i titoli peggiori cede il 3%, anche ieri perdite pesanti. Ricordiamo che oggi ci sarà un CDA informale in cui il direttore generale Pietro Labriola presenterà ai consiglieri il nuovo piano industriale riadattato, immagino rivisto rispetto alla governance precedente. Intanto, su base grafica, che cosa suggerisce TIM? Bisognava approfittarsene prima o meno?
Oggi ci sarà, come hai detto tu, questo meeting, incontro, si parla del famoso spezzatino, lo scorporo, la società dei servizi e invece la rete da dare in capo a Cassa Depositi e Prestiti, quindi al governo. A giudicare dalla reazione dei mercati, dei grafici, anche se in questo momento, e torno a condividere i miei grafici, anche se in questo momento le notizie fanno più da padrone più che analisi tecnica o grafici ai chinasci, però grafico ai chinasci, come sempre, rende bene l'idea della pressione al rialzo, al ribasso su un titolo, e in questo momento si può notare benissimo che dopo la candela rossa del 13 gennaio, prendendo come riferimento il prezzo di apertura della seduta successiva, il minimo toccato oggi a 0,41,53 euro sono 6,67% in ben tre sedute. Con, per quel che vale vedere, altri livelli, ce n'è di strada al ribasso, ci sono dei vuoti, insomma, che potrebbero essere colmati, che poi è la spinta che abbiamo visto al contrario, metto a tutto schermo così si può apprezzare tutta quella che è stata in precedenza speculazione e poi conferma di questa OPA amichevole annunciata, non ancora formalizzata da parte del fondo di private equity KKR, che ha visto, come si può notare, un rimbalzo di 68 punti percentuali dal minimo di periodo di novembre al massimo toccato nella seduta del 25 novembre, il giorno in cui ha superato quella che era il prezzo dell'OPA indicato adesso a 0,505 euro. Il mercato, questo grafico dice che il mercato sembra più apprezzare l'OPA da parte del fondo KKR che piuttosto quello che vuole la società, socio di maggioranza di Vivendi, oppure lo stesso governo, questa divisione, separazione da servizi con rete da una parte. Il grafico dice che non lo dipingo io, non lo faccio io questo grafico, sembrerebbe essere più a favore della opzione KKR, con magari un rilancio, se ne è parlato tantissimo dell'offerta, visto che Vivendi all'epoca ha fatto un'operazione sopra l'euro, a 0,505 sarebbe una perdita notevole, quindi, dell'investimento fatto su TIM Telecom Italia. Quindi oggi vediamo, seguiamo, però attenzione, perché la volatilità già anche a livello intraday si vedono dei movimenti abbastanza importanti. Allora, ti leggo un'altra domanda invece che ci è arrivata proprio in questo istante, un parere su Atlantia. Bisogna dire che da un bel po' di tempo che nessuno aveva chiesto un parere su Atlantia, e dunque torna l'interesse, perché rimane anche questo dossier in Italia. Sì, anche perché notizia di ieri, che è stato praticamente, c'è stato un acquisto di una società tedesca, sto riprendendo la notizia, sottoscritto con il gruppo Siemens un contratto per l'acquisto di Unex Traffic per un corrispettivo di 950 milioni di euro. In quello che viene chiamata Intelligent Transport System, ETS. A giudicare, torno a condividere il grafico, la situazione vede per il titolo Atlantia un tentativo al rimbalzo con la candela verde che c'è stato il 12 gennaio con supporto di riferimento 16,63, adesso il titolo in calo di un punto percentuale 17,04 e si vede del rosso, che io in questi casi, essendo a metà strada tra una resistenza e un supporto, se confermata a fine seduta andrei a neutralizzare la view sia al rialzo partita dopo questa candela verde del 12 gennaio sia al ribasso, e aspetterei di capire un po' se, come si comporta se dovesse tornare verso il supporto 16,63 o risalire verso la resistenza 17,67. Allora, prima di lasciarci, ci tenevo a sentire il tuo parere in particolar modo per quanto concerne la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. Settimana scorsa abbiamo visto una, io non lo so se possiamo chiamarla delusione, da parte delle banche, perché i profitti, sia i ricavi che i profitti, sono molto molto alti, nonostante il rallentamento che forse è anche fisiologico, però la reazione da parte della borsa, dei mercati, è stata molto violenta, e questa è proprio la parola come dire concreta ad usare, violenta, forse perché la guidance non era anche troppo ottimista. Allora, oggi vedremo Goldman Sachs tra qualche ora, credo alle 14:30, un'ora prima dell'apertura dei mercati, e questa settimana vedremo Netflix, dunque chiedo un parere e se potrebbero esserci delle operazioni interessanti da fare in prepubblicazione dati, sia Goldman Sachs che Netflix. Non lo so se ce li hai in piattaforma.
Sì. Per quanto riguarda le prime trimestrali bancarie, anche io lì, insomma, io, ma tutti, come giustamente hai detto tu, insomma, è strano quello che è accaduto dopo la pubblicazione dei numeri. Tra le altre cose, la media delle trimestrali, non solo bancario, ma in genere Wall Street, si prevedono positive anche per l'ultimo quarter 2021 e rappresenterebbe il quarto trimestre consecutivo al rialzo. Su Netflix c'è una bella tendenza al ribasso in corso sul titolo dopo la candela rossa del 31 dicembre e con il minimo toccato nell'ultima seduta possibile, quella del 14 gennaio, ovvero $511,88, oltre 15 punti percentuali giù. E devo fare diversi zoom per poter vedere ora come ora l'ultimo supporto tracciato addirittura sotto i 500, però ovviamente anche qui compare la lettera E della trimestrale, vedremo cosa potrà accadere. Già qui, scorgendo l'occhio sulla sinistra, dopo la trimestrale di luglio il titolo ha invertito la rotta al rialzo decisamente, facendo anche il massimo storico ad novembre sopra i $700, $701, $700.99 per la precisione. Però in questo momento Aiki Nashi daily al ribasso, è da monitorare se dovesse arrivare già verso i 500. Vedo anche qui un'altra bella area interessante, quindi possibile candela verde, solo in presenza di una candela verde Aiki Nashi prendere in considerazione un possibile rimbalzo, una ripartenza al rialzo delle quotazioni di questo titolo, che fa parte delle FANG, che sono quelle che alla fine muovono per il 40% il Nasdaq 100. Ecco, bisogna approfittarsene dei cali recenti, in particolar modo per quanto concerne il tech, non necessariamente solo negli Stati Uniti, potrebbero esserci anche dei titoli interessanti in Europa, però è chiaro che sono molto meno capitalizzati, c'è meno interessi, c'è meno ritorni, stiamo parlando in particolar modo del comparto tech, dunque bisognava approfittarsene, anche adesso bisogna approfittarsene dei recenti cali, perché il Nasdaq è già pronto con una partenza di meno 1,5%. Potrebbe essere, c'è questa rotazione settoriale, titoli alta crescita, value, io personalmente fino a quando non vedo verde Aiki Nashi, resto come per esempio vedo adesso Netflix decisamente al ribasso, però effettivamente anche perché la storia è quella, gli americani hanno aggiornato i massimi storici recentemente, quindi chi ha puntato al rialzo ha sempre avuto ragione, quindi almeno prima dell'ultima correzione che è in corso adesso, piccola correzione in corso sull'America. Ottimo, sul petrolio, giusto per capirci, sei d'accordo con i target di Goldman Sachs? Io li chiamerei molto ambiziosi, addirittura sopra i $100, però è vero, sono ambiziosi ma non impossibili. Beh, ovviamente sono non domani, $100 previsti per il, vediamo se 2022 o 2023, quello che posso dire, magari guardiamo anche il grafico, sono stati fatti nuovi massimi, vediamo adesso il WTI ha toccato gli $85, adesso $84.76, anche il Brent $88, sta emergendo questa preoccupazione che alcuni paesi membri dell'OPEC Plus non siano in grado di sostenere i ritmi, gli impegni presi. Sappiamo che da Pasqua 2020, dove ci fu il famoso taglio storico di quasi 10 milioni di barili al giorno, da lì poi li stanno rimettendo sul mercato, adesso ora come ora nella misura di 400.000 barili al mese, pare che qualche paese membro OPEC Plus stia avendo difficoltà a rispettare queste le quote che poi loro si suddividono per quanto riguarda la produzione, e questo sta alimentando, insieme ovviamente al fatto che Omicron alla fine ha fatto meno paura sul settore dei trasporti, quello che le materie prime in generale, e quindi c'è questa accelerazione. Abbiamo superato il massimo del 2021 WTI, parlo con l'americano, 84,95, e si aprono degli scenari interessanti. Grafico giornaliero Aiki Nashi decisamente impostato al rialzo, e nel momento in cui dovesse apparire del rosso andare a monitorare dove ci troviamo, ma
ce ne sono davvero tanti, tanti livelli importanti sopra quest'area dove ci troviamo adesso, 83-96, ma la conformazione della candela è tale che dice almeno per il momento sarà dura invertire questa tendenza in corso sul petrolio, che poi andrà inevitabilmente a riversarsi sui dati sull'inflazione. Quindi ecco perché anche questo oggi sta alimentando questa avversione al rischio, risk off, presente oggi sui mercati. Però vedo già Unicredit che sta facendo i massimi, Unicredit stagionando anche Intesa, c'è una reazione in corso, quindi in questo momento sui titoli bancari, quindi occhio, seguire, io il consiglio che do, seguite la strategia, seguire le proprie strategie e il piano B se le cose non dovessero andare bene, perché nel trading parliamo sempre di probabilità, non c'è nulla di certo al 100%. Grazie mille come sempre a Renato De Carolis, trader e formatore, grazie per essere stato con noi. Grazie a te Alexandra, arrivederci. Alla prossima, arrivederci e buona giornata.